stampa che il Partito Democratico ha organizzato, chiedo ai miei colleghi del gruppo consigliare se vogliono di mettersi qui a fianco a me. E questa sera siamo qui per un epilogo che aveva degli antefatti già scritti. Di fatto dall'inizio dell'amministrazione, ormai quasi 3 anni fa, a ottobre 2020, questa amministrazione si è ha reso manifesta la sua incapacità di gestire il governo della città. Queste sono cose che forse i cittadini non sanno, che forse leggono sulla stampa, ma che è bene che vengano prese pubbliche anche in incontri in piazza, per cui è bene continuare e informare su questo, tant'è che come Partito Democratico porteremo avanti anche una campagna pubblicitaria, magari con dei volantini, con qualcosa che renda noto a tutti quello che sta succedendo, non da oggi, ma che dove votiamo questa sera una mozione di sfiducia verso il sindaco e l'amministrazione, ma già da 3 anni. Abbiamo cominciato nel 2020 con una presentazione della linea di indirizzo programmatica dell'amministrazione, dove parte della maggioranza che era stata che il sindaco ha deciso di apparentare in un matrimonio che abbiamo sempre detto come Partito Democratico e anche come gruppo consigliare, poi abbiamo qui Marco come capogruppo che può supportare e dettagliare la questione. Ha fatto un matrimonio di interesse per poter vincere e arrivare a governare questa città, ma in 3 anni questa città non è stata governata. Non è stata governata perché da subito all'interno della maggioranza sono emersi i problemi di rivalità personali, sono emersi i problemi di posti, sono emersi i problemi di differenze programmatiche su opere pubbliche che vogliono e incideranno, se vengono portate avanti, sul volto della città. Penso al Ring, penso al parcheggio di Via Valle. Un parcheggio che io voglio ricordare, è 7 anni che sentiamo parlare di parcheggio di Via Valle, è 7 anni che sentiamo parlare di un'opera che nessun cittadino, non voglio dire nessun cittadino, ma c'è una petizione di 4.500 firme per non cementificare un parco. Abbiamo avuto 2 sindaci di centrodestra e questa cosa ancora sta andando avanti. Quindi questo è all'insegna di quell'ascolto che questo sindaco ha tanto proclamato in campagna elettorale, ma che poi di fatto non ha portato avanti né con la città né tantomeno con la maggioranza che lo sostiene. Una maggioranza che, come stavo dicendo, nei 2 anni e mezzo di consigliatura, in un'escalation che ci ha portato qui stasera, ha visto veramente dare sfregio a qualsiasi stile e direi anche moralità verso le istituzioni. Abbiamo visto attaccare la maggioranza in gruppi consigliari seduti nello stesso punto, abbiamo visto attaccare su bilanci e poi approvarli, perché io vorrei ricordare che quando è stato attaccato il sindaco nei bilanci che ha portato in questi 2 anni è stato attaccato duramente e poi comunque le cose sono andate avanti, e oggi siamo di fronte a una mozione di sfiducia che è basata sostanzialmente sulla volontà di avere nuovi assessori, cambiamenti di opere pubbliche che non avverranno. E quindi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Partito Democratico, che in 7 anni ha sempre detto che il centrodestra avrebbe governato in malo modo la città, è il fallimento di qualcosa che era già stato scritto. È il fallimento di un centrodestra che, se stasera dovesse cadere, sarà potenzialmente lo stesso centrodestra che andrà avanti e che si proporrà nel futuro. Quindi questi incontri li vogliamo fare, cerchiamo di continuare a fare, li abbiamo fatti in questi anni e continueremo a farli, perché non è possibile pensare che una città possa essere governata in questo modo, ancora così. Portogruaro sta perdendo un ruolo nel territorio, sta perdendo la sua
potenziale immagine e il suo appunto potenziale ruolo nelle relazioni con i comuni limitrofi e anche con comuni quali Saint-Donat e anche nei rapporti con la città metropolitana. Portogallo non si può meritare questo, perché se no siamo già ai confini dell'impero della città metropolitana di Venezia e saremo sempre più ridimensionati. Credo che siamo tutti consapevoli che stasera stiamo rischiando di far arrivare un commissario, e sia chiaro che la scelta di far arrivare un commissario passa per le scelte del centrodestra, che non è stato in grado in 7 anni di modificare e rendere appetibile il governo di questa città. E 3 anni e mezzo che viviamo una stasi amministrativa, perché Portogallo è ferma, quindi per quanto chiaramente il commissario prefettizio è un disonore per una città come questa, io non so se ci sarà tanta differenza se questa giunta andrà avanti e non sarà in grado di portare avanti nessuna opera e nessuna pianificazione. Quindi questo è il rischio che stiamo correndo, questo è quello che, se dovesse cadere la giunta stasera, per le prossime elezioni che dovrebbero essere a maggio del prossimo anno, dobbiamo tenere a mente, e sicuramente il Partito Democratico farà in modo di ricordare ai cittadini sempre, come ha fatto in questi anni, a che cosa andiamo incontro. Passo la parola a Marco se vuole specificare qualche cosa di più istituzionale e tecnico. Avvicinati. Bene, bene, intanto grazie Silvia, buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Marco Terenzi, sono il capogruppo del gruppo consigliare civici e democratici che ha cercato di interpretare al meglio nella comunità di Portogruaro il suo ruolo che gli è stato consegnato nelle scorse elezioni amministrative, e che è un ruolo di opposizione che noi abbiamo cercato di interpretare in modo positivo e costruttivo da subito nei rapporti con l'amministrazione e nei rapporti con questa maggioranza. Vi ricordo che, ad esempio, noi abbiamo cercato, soprattutto nelle sessioni di bilancio, abbiamo cercato di proporre delle azioni positive di promozione anche del centro storico, ad esempio. Eccolo qua, questa meraviglia, questa risorsa, questo potenziale così inespresso, no? Per la nostra comunità, per la nostra città. Sappiate che manca un'agenda centro storico, è impossibile. Un'agenda centro storico la giunta Bertoncello ce l'aveva, aveva intrapreso la realizzazione di questa agenda. Mancavano dei passaggi importanti, fondamentali, esempio il parco interrato al Pio X e tutta una serie di interventi anche di arredo che dovevano riqualificare questo centro storico. Abbiamo fatto la proposta, abbiamo cercato anche di dire all'amministrazione: avete delle risorse a disposizione, bene, immaginate delle misure di fiscalità di vantaggio per le famiglie fragili e anche per le imprese fragili, le imprese del centro storico. Avrete visto che il centro storico purtroppo sta lentamente così perdendo di presenze anche da un punto di vista commerciale. Abbiamo fatto le proposte, la cosa non è andata avanti. Abbiamo fatto la proposta sul piano urbano del traffico, lì c'è stato il voto all'unanimità, che poi ha portato anche, e di questo noi siamo convinti e contenti, a una mozione contraria al ring, una ipotesi ed un progetto che era solo nella testa del sindaco e dell'amministrazione. E potrei andare avanti con altre proposte. Il piano del verde, quello c'è stato bocciato, abbiamo fatto una delibera di indirizzo su questo. Come mai è possibile immaginare una città come quella di Portogruaro senza un piano del verde? Transizione climatica, crisi climatica, necessità di abbattere il CO2. Nelle comunità si sta discutendo di questo.
Noi abbiamo trovato però una difficoltà insormontabile, un'amministrazione debole, un'amministrazione instabile, un'amministrazione che in qualche misura nel suo incedere, nel suo amministrare, ha dimostrato tutta la sua debolezza. Che cosa abbiamo imparato da questa vicenda in questi anni? Abbiamo imparato una cosa che avevamo già chiaro, a dire la verità, e cioè che un cartello elettorale può far vincere le elezioni un sindaco, ma non è condizione necessaria, o meglio, non è condizione sufficiente per poi governare. Se manca una visione comune, se manca una fiducia reciproca fra le componenti, se manca una tensione all'innovazione, se manca come dire, un'attitudine e uno stile partecipativo e di condivisione dei progetti, ecco, se manca tutto questo, manca l'asse portante di un governo. Un sindaco non è chiamato a comandare, non basta vincere le elezioni, e un sindaco non può comandare, un sindaco deve governare, e per governare ha bisogno di tutti, ha bisogno dei compagni di strada, della sua maggioranza, ha bisogno anche delle forze di opposizione, soprattutto quando sono propositive e sono attive rispetto alle proposte, ha bisogno soprattutto anche di attivare un dialogo nella comunità, un dialogo proattivo, un dialogo costruttivo con le associazioni, con i corpi intermedi. Io credo che non è stata mai così bassa la dinamica delle relazioni fra istituzione e comunità locale come in questi mesi, come in questi anni. Ebbene, questa amministrazione da subito, lo diceva Silvia, non mi ripeto, ha dimostrato il limite profondo della sua identità e del suo modo di essere. Nel 2020, all'inizio della consigliatura, ci furono già le assenze di un gruppo di maggioranza rispetto alle linee di mandato e rispetto agli indirizzi programmatici. Il 15 febbraio di quest'anno è successo non l'imponderabile, ma è successo un qualcosa di fragoroso. È stato bocciato il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione con l'elenco delle opere pubbliche è lo strumento fondamentale per innervare l'azione amministrativa. Noi con la proposta di mozione di sfiducia che andremo a dibattere questa sera, che è controfirmata dal mio gruppo e dal gruppo misto, vogliamo dire basta alle ambivalenze e alle ambiguità. Vogliamo dire basta a questa debolezza strutturale di un amministrare, di un incedere legato sostanzialmente al contingente, quindi senza visione e senza una prospettiva per la nostra comunità, vogliamo dire che è il momento di restituire la parola ai cittadini, cercando di lavorare di qui in avanti per la ricostituzione di un rinascimento anche per la nostra comunità di Portogruaro. Grazie.